Questa è la serie B-Win. Quinta giornata di Serie B-Win allo stadio Bentegodi, che ospita l'anticipo di lusso tra Hellas Verona e Novara, tra la favorita forse numero uno per la promozione anche per il sontuoso mercato estivo e una delle retrocesse dallo scorso massimo campionato, partita ad handicap per il meno 4 del calcio scommesse. Gli scaligeri hanno conquistato finora 8 punti mentre sono 6 sul campo quelli dei piemontesi. Si osserva un minuto di raccoglimento in memoria di Arrigo Gattai, ex presidente del CONI, scomparso nelle scorse ore. In campo c'è Pablo Gonzalez, espulso sabato scorso contro la Juve Stabia, ma non squalificato dopo che l'azione incriminata è stata analizzata dal giudice sportivo con la prova televisiva. Si parte agli ordini dell'arbitro Ciampi di Roma. Al quarto minuto c'è subito questo affondo di Alfredson, il passaggio a sinistra per Martigno che carica il mancino e c'è il vantaggio immediato dell'Hellas Verona. Non irreprensibile il portiere del Novara Bardi, tutta la gioia di Rafael Martigno, il brasiliano ex Catania e Cesena, segna il suo primo gol in Serie B-Win, suo primo gol in assoluto in Italia. La risposta del Novara al 14esimo con questo sinistro velenoso di Pablo Gonzalez, ben bloccato da Rafael, l'assist di Alassane che ancora serve in profondità a Gonzalez, la palla in mezzo, Piovaccari arriva a contrastarlo Maietta ed è un intervento provvidenziale quello del capitano scaligero, palla in calcio d'angolo, Paravicini, Lazzari, Piovaccari, Lazzari che centra il destro, azione molto bella, rivedibile la conclusione dell'ex giocatore del Grosseto. Prova a scuotersi il Verona dopo qualche minuto di difficoltà, attenzione ad Alfredson dopo l'assist di Caccia, il sinistro dell'islandese è fuori, non di molto, ancora il Novara, palla alta per Gonzalez, lo scambio volante con Piovaccari, Gonzalez tenta il sinistro sul fondo, grandi manovre in attacco tra Piovaccari e Gonzalez, ora c'è il break di Lazzari, ancora per il Novara, siamo al 45esimo, Gonzalez a destra, il cross basso, Lazzari, la gran parata di Rafael che poi si ripete sul colpo di testa ravvicinatissimo di Piovaccari, doppia opportunità per il Novara per segnare un pareggio che sarebbe assolutamente meritato. Rafael dice di no una prima e una seconda volta. Comincia la ripresa, 49esimo, ancora la squadra di Tesser che vuole l'1-1 fortemente. Piovaccari al secondo tentativo, sinistro a giro, palla centrale, blocca con sicurezza Rafael. 54esimo, cross di Del Prete, attenzione, scavalcato Rafael, Piovaccari non prende il pallone, per sua sfortuna coglie il palo con il corpo, si rialzerà però prontamente l'ex giocatore di Sampdoria, Cittadella e Brescia. Cambio per il Novara, le piglie per Del Prete, in precedenza abbiamo visto anche l'ingresso di Božinov per il Verona al posto di Caccia. Le piglie cerca di trovare la testa di Lisuzzo, ancora una volta Rafael senza troppe difficoltà. 84esimo, di nuovo l'ex caligero le piglie, il suo tiro viene respinto, poi Alassane da lontanissimo trova un sinistro magico, trova il pareggio, lo ripetiamo, meritato per il Novara. Il primo gol tra i professionisti del ghanese classe 92, Mashaudu Alassane, che il Novara ha preso in prestito dal Genoa. 88esimo, attenzione alla gran fuga di Gonzalez, Gonzalez davanti a Rafael, sbaglia il sinistro del possibile successo. Siamo al 94esimo, la fuga di Maietta, il cross in mezzo, non c'è nessuno a intervenire sulla palla telecomandata del capitano, finisce 1-1 al Bentegodi tra Hellas Verona e Novara.